Prima verità, devo uscire e dopo giustizia. Non posso dimenticare mai per mio figlio Omero Vichassi, perché sono gravi condizioni, ancora che si trova a Gemelli, ospedale. Non posso dimenticare mai, mai. 25 luglio del 2022, questa famiglia si allontana dalla propria abitazione, lascia nella propria abitazione Asib, il figlio sordomuto. A un certo punto vengono avvisati da una vicina che era successo qualcosa a questo figlio. Sembrerebbe che Asib si sia buttato dalla finestra della propria abitazione. La stessa polizia a informare i genitori che è accaduto qualcosa ad Asib, che sarebbe caduto e si sarebbe solo rotto un braccio. I genitori trovano Asib in coma. Noi chiediamo al ministro con urgenza di avere delle risposte su perché è avvenuto quell'intervento della polizia, con quali modalità è avvenuto, se c'è un rapporto di servizio. E se intenda o meno almeno avviare un'indagine interna. Il ragazzo è stato lasciato dai genitori nella casa e è stato ritrovato dai vicini e quindi anche in compagnia della polizia schiantato per terra. Manca in questo lasso di tempo sapere cosa è successo. Abbiamo la testimonianza della sorella confermata dalle prove, la scopa rotta, il termosifone divelto e la sorella riferisce che il ragazzo si sia aggrappato al termosifone per sfuggire ai pugni e ai calci della polizia, abbiamo delle macchie di sangue che sono state acquisite dal magistrato e abbiamo soprattutto Asib che attualmente si trova in stato di coma vigile presso l'ospedale.